Anno nuovo, fiera nuova, anche se i problemi che si porta dietro la fiera antiquaria di Arezzo sono purtroppo vecchi e non di difficile soluzione. L'ente fiera è andato in pensione e il comune di Arezzo ha preso in mano la gestione di quello che dovrebbe essere l'evento principe mensile della città. Già dall'edizione di gennaio si sono comunque viste delle novità: sede in Piazza Grande e possibilità di lasciare osservazioni e richieste sulla manifestazione. Tra comune, università e camera di commercio sono stati siglati nei giorni scorsi alcuni protocolli d'intesa per valorizzare la manifestazione. Nel 2014 si prevedono esposizioni, mostre fotografiche, incontri, musica e costumi. Dalla camera di commercio, nonostante le difficoltà del momento, sono arrivati 36.000 euro. Si lavora per valorizzare questo patrimonio aretino e renderlo funzionale anche al turismo. Dal canto suo, l'università vorrebbe coinvolgere circa 1.300 studenti che animano il campus aretino. Notizia di questi giorni anche la mozione in Consiglio regionale di Lucia De Robertis proprio per sostenere questa importante manifestazione cittadina. Buoni propositi, speriamo vincenti. Intanto lo storico antiquario Giovanni Papini, che ha venduto mobili anche a Berlinguer, non sembra più riconoscere la fiera, soprattutto nel modo in cui era vissuta un tempo. Ma sai, espositori, questi che ce la sono tutta la gente così. Anche siamo ridotti. Questa è la fiera antiquaria. Che la qualità che è. Non c'è più un napoletano, niente. Prima, quando iniziò la fiera, erano 70, 80, 100 napoletani. Barresi, catanesi, tarantini. Era una bellezza, era il mondo era meglio. Ora proprio l'hanno. Non l'ha ridotta la fiera. La fiera non c'entra niente. Del comune, non c'entra niente. Loro fanno lezioni meglio. Ma tanto è inutile che tu chiudi la stalla quando non c'è più buono. Sono scappato. È inutile che vogliono se fa così, se fa così, se da posti qui, se fa andato in ordine fa meno multe e poi da casa la trovi nel vetro. Ma l'hai capita? Ma non è la colpa di chi comanda la fiera. Chi comanda la fiera sono persone per bene, gente che fanno del suo meglio. È la crisi globale.